onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto. Come sapete, questo è un surrogato dell'attività di Claudio Borghi che, siccome è arrivato Giorgetti che gli ha tagliato le unghie e gli ha dato un sacco di legnate, lui e il povero Bagnai sono stati messi in un angolo col berretto dell'asino. Per fortuna che c'è una trincea di imbecilli come è RadioRPL.it, la nostra radio, che dà ospitalità agli sfigati. Quindi, buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. Ti è piaciuta l'introduzione, Claudio? No, bellissima. È proprio così. Allora, il bastonato... Avevo letto che era uno spazio per... Surrogato. È stato dato come contentino. Sì, un surrogato. Per visibilità, no? Esatto. Sono surrogato. Beh, notoriamente bisogno di è già qualcosa. Infatti, te sei un nessuno, ti conosce nessuno. Quindi, per fortuna c'è questa trincea di sfigatissimi. Se te sei sfigato, qua noi proprio neanche a considerarci. Che ti dà la possibilità di divertirti un po'. Dai, riprenditi dopo le legnate di Giorgetti. Allora, c'è uno spettro che si aggira per l'Europa e non è quello evocato da Karl Marx e da Friedrich Engels, ma è che è uno spettro che si aggira soprattutto per l'Italia, e questo spettro è quello dei fondi europei. C'è tanta bella roba su cui mettere le mani. Il MES, perché non abbiamo ancora preso questi soldi per la nostra schifosa, disastrata sanità, che sapevamo tutti che arrivava la seconda ondata, non ha fatto niente nessuno. Perché non mettiamo le mani sul MES? Perché non utilizziamo il Recovery Fund, che tantissima parte del Recovery Fund è tutta gratis, è un dono gratuito. C'è un po' di prestito dentro lì, ma c'è anche tanta roba gratis. Ma siamo così scemi? Mago, allora, aiutaci tu. Sì, anzi, allora, antimago. La volta scorsa abbiamo parlato dei sacrifici umani, no? Quindi dello spread e di come la magia... Senti, ma mi sta venendo un'idea. Perché non facciamo un'alleanza editoriale con Il Foglio, un'altra banda di sfigati che a noi non ci ascolta nessuno, a quelli là non li legge nessuno, e facciamo le tue lezioni, la scuola di magia, una con loro in parte scritta e con noi in parte orale. Che dici? Facciamo il nessuno si incrociano, viene fuori un buco nero, cioè non, esatto, è fantastico, la stella di neutroni, l'attrazione del nulla. romperemmo il continuum spazio-temporale e sarebbe abbastanza, scusami, grave. Mi taccio qua, basta, non ti rompo più le scatole, Claudio. No, figurati, come probabilmente avrete già fatto e così via, è ovvio che prima di iniziare a parlare della magia di oggi, che invece è la moltiplicazione, no, degli oggetti, dove il nulla diventa mille miliardi, no? Quindi diciamo che è il contrario di quello che abbiamo visto nell'altra puntata, quella delle banche centrali, dove mille miliardi diventano nulla, no? In questo caso simmetricamente ci vuole nulla che diventa mille miliardi, in questo caso sono i fondi europei. E quindi, prima di parlare invece di questa difficilissima magia, appunto, che è la moltiplicazione, è evidente che bisogna lasciare un pensiero per Iole Santelli, perché è stato veramente, insomma, fulmine a ciel sereno il fatto che la guerra... Non abbiamo ancora data, la notizia è fresca, è morta purtroppo Iole Santelli, sì, 52 anni. 52 anni, governatrice della Calabria, è morta ed è, secondo me... Aveva un cancro da tempo, da molto tempo lo sapeva. Ed è un pensiero che diciamo, approfitto di questa occasione tragica per ricordare a tutti che non esistono solo i morti di Covid, perché qua ormai... sembra che tu non muori bene se non muori di Covid, no? Allora, vuoi uno spazio sui media, devi morire di Covid. E invece l'essere umano è mortale. Prima o poi moriamo tutti, è una cosa della vita. Io sono stoico senechiano e quindi strutturalmente per mia formazione filosofica, diciamo così, non ho paura della morte, perché appunto la considero come un fatto della vita.
però fa capire anche veramente, se ci pensiamo, una delle tante distorsioni dei media, cioè praticamente che le altre malattie, che gli altri problemi che normalmente affliggono l'uomo siano svaniti. Cioè esiste solo uno, le malattie cardiovascolari, i tumori e così via non ci sono più, e invece ci sono, e questa tragica morte ce lo ricorda, insomma. E quindi un pensiero veramente a Iole, che è sempre stata una donna molto molto coraggiosa, però alla fine la malattia non fa differenze sul valore di una persona, ecco, perché sennò altrimenti verrebbe fuori che gli anziani sono tutti migliori, no? Invece, come diceva un proverbio, tante volte sono i migliori che ci lasciano prima, ecco. E quindi insomma un pensiero a lei. Adesso, finita questa necessaria pausa, perché sì, è evidente, sì, che uno insomma non si aspettava, no? rimane colpito, apriamo la pagina della nostra magia, vale a dire come il nulla diventa millemila miliardi. E perché dico che il nulla diventa millemila miliardi? Perché se da una parte il denaro aggiuntivo creato dalla banca centrale è appunto denaro dal nulla e come tale può essere distribuito, l'ho ricordato questa settimana in Parlamento in un intervento dove mi sono sforzato di essere il più chiaro possibile, voi probabilmente so che non vi sfugge nulla, no? E quindi l'avrete sicuramente magari riportato, fatto sentire o qualcosa del genere, adesso magari proprio questo no, invece di solito avviene. Comunque in dichiarazione di voto per la fiducia, credo lunedì, ho ricordato effettivamente come la banca centrale crea denaro dal nulla e con questo denaro creato dal nulla compra i titoli di Stato. Dall'altra parte è evidente che se tu non coinvolgi la banca centrale e quindi non crei denaro dal nulla, i millemila miliardi dei fondi europei vengono da qualcuno. Per cui uno dovrebbe capire che nel momento stesso in cui stiamo parlando di fondi europei non sono soldi che arrivano dal cielo, ma che vengono pagati da qualcuno. E allora la prima domanda che uno si deve porre quando sente parlare di fondi europei è: da chi arrivano? E le possibilità possono essere solo due. Dato che stiamo parlando di Unione Europea, o vengono da un prestito o vengono da noi. Prendiamo prima la parte in cui vengono dal prestito. Qualcuno attento avrà sentito che il famoso recovery fund, quello che tutti aspettano come la Madonna Pellegrina e che non arriva mai, no? Perché io penso che in questo momento ci siano tante imprese, tanti professionisti, tanti artigiani, tante partite IVA che siano nel dramma. Perché i soldi non ci sono adesso, ma hanno cominciato a non esserci da marzo. Quindi ormai siamo a praticamente un intero anno in cui per tantissime persone l'attività economica si è azzerata o quantomeno si è fortemente ridotta. Le cose non stanno andando meglio, come vedete, dal punto di vista sanitario. Per cui non è che in questo momento stiamo celebrando la rinascita, che potrebbe essere segnata da uno dei momenti dove normalmente c'è più spesa, c'è più movimento, vale a dire il Natale. Noi purtroppo poi ci stiamo avviando verso il Natale nel modo peggiore possibile. Quindi rischiamo di non avere nemmeno quel tipo di slancio e ripartenza.
a oggi i soldi arrivati con il recovery fund stiamo parlando di una cifra molto facilmente identificabile, vale a dire zero. Non c'è un singolo euro che sia arrivato nell'economia a seguito del recovery fund. E quindi io posso tutto sommato legittimamente pensare che chi in questo momento sta fallendo, o sta pensando di chiudere, o sta pensando di ritirarsi, o sta pensando di andare alla Caritas, perché non poi ragioneremo anche alla Caritas, perché non, anche la Caritas non crea, no? Quindi sta cercando di chiedere in ogni caso il sussidio, perché la sua attività non funziona, non c'è, viene anche costretto nel caso di chiudere. E questo che continua a vedere sui giornali, sul talk show e cose di questo tipo, che c'è la pioggia di miliardi dall'Europa, forse un po' si incazza. O quantomeno si scoraggia ulteriormente, perché potrebbe legittimamente pensare che dalle altre parti piove, mentre invece piovono soldi, viceversa, a casa sua piovono solo le carte esattoriali e non c'è nessun incasso, quindi c'è un atteggiamento che potrebbe, come dire, risultare autodistruttivo, no? Dice, ma sarò solo io, perché se io mi baso sull'informazione che vedo in giro, mi verrebbe da pensare invece che da tempo ormai stanno piovendo dei grandi miliardi. Quindi stiamo parlando di una cosa che non esiste, ma che quando esisterà è composta, come qualcuno avrà già descritto, parte da prestiti e parte da i famosi soldi a fondo perduto. Vediamoli separatamente, così almeno cerchiamo di capire da dove vengono questi soldi, perché è sempre lì il punto. Da dove vengono? Così come quando uno dice, io voglio fare le svolte sull'Europa, svoltiamo, giriamo, cose di questo tipo, io non me ne preoccupo, facciamo anche tutti i punti, no? Non solo le svolte, però alla fine uno mi deve sempre rispondere alla domanda: che succede se ci dicono di no? No, possiamo dire che siamo più buoni con l'Europa, che siamo più cattivi, che siamo più duri, che siamo più molli, che cambiamo gli alleati, che infatti non li cambiamo. Questo, scusate, piccolo inciso, quando si dice che la nostra informazione fa schifo, guardate cosa è successo in questo mese. Un mese di rottura di palle della Lega che fa la svolta moderata perché cambia gruppo in Europa. Aderiamo al PPE e quindi la svolta moderata, vede, quel giorno lì ci sarà la riunione degli europarlamentari e in quella sede si dirà che bisogna uscire dal gruppo della Le Pen, anche questa è magia, l'illusionismo, la giustificazione della realtà, quindi si esce dal gruppo della Le Pen per entrare nella PPE, nel PPE, perché bisogna fare i moderati. Arriva il giorno della riunione, arrivano gli europarlamentari, si fa una normalissima riunione dove ci si raccomanda, si vede cosa si è fatto bene, si vede cosa si può fare meglio, nessuno cambia nessun gruppo, e però tu apri i giornali e vedi che è lo stesso, cioè, la notizia prescinde dal fatto. Si è deciso che bisogna dire così perché evidentemente è una cosa che danneggia, quindi va detto questo, indipendentemente dal fatto che esista o non esista, così come quando ai tempi di quando eravamo in maggioranza bisognava, oltretutto poi quella è una roba che ci avvantaggiava secondo me, ma dal loro punto di vista invece no, bisognava dire che ogni volta che aprivo bocca dicevo che bisognava che volevamo uscire dall'euro, anche quando non lo facevo. Quindi facevo un'intervista dove dicevo sì, a me piace uscire dall'euro, ma non è nel contratto di governo, il titolo era Borghi bisogna uscire dall'euro. Quindi l'informazione è quella che è.
chi come Giulio vi legge i giornali costantemente ogni mattina vi può dare una visione critica, no? D'altra parte ci sono fortunatamente sempre meno persone che leggono questa spazzatura, e sappiate che questa spazzatura per la stragrande maggioranza dei casi non ha alcuna attinenza con la realtà, ma esclusivamente un atto di influenza politica per interessi di qualcuno. Va bene, allora torniamo alla nostra parte, quella relativa ai prestiti. Da dove prende i soldi l'Unione Europea? L'Unione Europea, per prestare soldi, a sua volta li deve prendere a prestito, perché non li stampa. Quindi l'Unione Europea deve fare un BTP, diciamo così, no? Un botto, un titolo di Stato, che lo vende sul mercato, rincassa soldi, e una volta che i soldi incassa può prestarli a noi. Ma benedetto Signore, ma dato che è una cosa che già facciamo noi, ma perché lo deve fare l'Unione Europea? Se voi già capite qui l'errore di base. E arriviamo alla magia. Perché se una cosa che tu normalmente fai, vale a dire, perché se il bicchiere sulla tavola tu lo puoi spostare col tuo braccio, ci deve essere un altro che lo sposta per te? Evidentemente c'è un motivo tale per cui io faccio una cosa che tutti possono fare normalmente. E il motivo è abbastanza banale. Se tu, Stato, emetti direttamente il tuo debito e raccogli direttamente il tuo denaro, sei libero. Se il denaro lo raccoglie esattamente con gli stessi metodi l'Unione Europea e tu vai a chiederlo in prestito all'Unione Europea che te lo concede, tu sei in ginocchio. Ma questa è una cosa perché troppo facile, Claudio, scusami se intervengo. È una cosa troppo facile da capire. Sì, è curiosamente facile da capire. E non è una magia. La magia si basa sulla fascinazione, sulla cosa strana. Questa qui è troppo semplice, troppo logica. Non è magia. È l'antimagia. È una brutta magia, non lo so. È come quando si vede... In teoria dovrebbe essere effettivamente uno Zelig, un po' come... Raul Cremona, no? Quando fa Silvano il mago da Milano che fa i trucchi dove si vede veramente cosa sta facendo, no? Me lo ricordo adesso, me ne ricordo uno. Dice: prendete il sacchetto delle meraviglie, vedete, ci mettete dentro un foulard rosso, un foulard giallo, agitiamo nel sacchetto delle meraviglie, facciamo la magia simsalamin, ed ecco, e abbiamo fatto cambiare colore, tira fuori, vedete, un foulard rosso e un foulard giallo. No, tira fuori, dice, hai cambiato colore, e poi dice, perché tutto deve essere proprio un capolavoro, no, giustamente, e poi dice, ma questa volta vi spiego il trucco, dice, vi spiego il trucco, dentro nel sacchetto c'erano altri due foulard, uno giallo e uno rosso, ecco il trucco. Quindi è una stronzata, no? Che però ne racchiude pure un'altra, e alla fine è talmente comico, no? Vedere che è questa è la facilità del trucco, che in teoria dovrebbe far ridere, invece per molti non fa ridere, molti sono ancora lì a pensare che è questo il potere dell'informazione distorta. Immagina di essere un cittadino, apre 10 giornali diversi e tutti e due gli dicono che arrivano una pioggia di miliardi dall'Europa. E magari uno ci crede, pensa che l'Europa sia buona. E invece sta facendo quello che stai facendo tu, con la differenza che tu devi metterti in ginocchio a chiedere agli altri quello che invece potresti fare tu in piena libertà. Insomma, la partita è prettamente politica, come si dice, no? È un atto certo politico. Certo, è una partita prettamente politica. E a un certo punto la domanda successiva è: ma a chi giova fra i politici italiani, dato che la partita è politica,
che il cittadino magari lo puoi fregare, ma perché un politico italiano dovrebbe essere d'accordo su questa cosa, no? Uno dovrebbe dire, beh, ma scusate, io i miei soldini se li devo prendere a prestito, tanto vale che li prenda io direttamente, no? Perché abbiamo spiegato una marea di volte che basta che lo Stato emetta il BTP e poi la banca centrale crea il denaro, con questo denaro creato compra il BTP e quindi lo Stato ha a disposizione la cifra che gli serve e non dovrà nemmeno restituirla, perché alla fine il BTP acquistato è depositato presso la banca centrale del paese di interesse, e quindi il debito diventa in pratica consolidato, perché lo Stato si trova a essere debitore nei confronti di chi detiene il titolo, e chi detiene il titolo è lui stesso, cioè vale a dire la banca centrale. Quindi alla fine non c'è il debito, è un escamotage utilizzato per avere denaro direttamente dalla banca centrale. Questo è come succede normalmente, e quindi uno dovrebbe pensare a quello. Ma cosa pensa il politico invece che dice no, è molto meglio che noi andiamo dall'Unione Europea a chiedere dei soldi e poi glieli dobbiamo restituire tutti sull'unghia all'Unione Europea? Conta una cosa molto semplice, dice innanzitutto il fatto di doverli restituire dopo è molto vantaggioso, perché adesso li spendo io, in futuro li dovrà restituire lui, così gli posso fare il culo. No, cioè, pensa che bello, cioè io, guarda, facciamo il mutuo, io faccio quello che va in banca, ritira il mutuo, no? E poi dopo sparge le banconote del mutuo medesimo, e poi dopo lui, intanto con la faccia di Salvini, no? È quello che dovrà restituire il denaro, e quindi pensa che bello. Tanto nel frattempo che cosa è successo? È scattata la porta girevole e io PD sono passato da quello che distribuiva i soldi a quello che sta in banca. Abbiamo avuto un preclaro caso in questa settimana con Piercarlo Padoan, che tra l'altro è simpatico, che direttamente, senza passare dal via, da ministro dell'economia e deputato del Partito Democratico, è diventato presidente di Unicredit. Vabbè, poi c'è il sottocaso di Taddei Morgan Stanley, no, ma quello è un altro caso. Il corallito Taddei che è passato da responsabile economico del PD alla Goldman Sachs, no? E a quel punto voi capite che questi, che sono quelli che congegnano poi queste operazioni che danno via libera, no? Perché non è Emanuele Fiano o altri soggetti, no? che sono di bassa manovranza politica, queste manovre vengono gestite da chi di economia un po' ne capisce, e allora dal loro punto di vista se il mio futuro è quello di essere alla parte di chi questi soldi li esigerà, vuoi perché sarò nell'Unione Europea, cooptato come i vari Gentiloni, i vari Sassoli, oppure tutta la banda dei funzionari di Bruxelles, no? Che sono pieni di soggetti del PD. Quindi vuoi che sia io dalla parte di quello che in futuro dovrà essere quello che manda gli esattori a casa di chi ha preso questi prestiti? Vuoi perché appunto ho fatto quello che spargeva i soldi presi dalla banca e poi dopo che ho finito di spargerli vado io direttamente in banca e a quel punto sarò lì seduto alla bella scrivania, batterò le mie dita sul tavolino dicendo allora questi soldi quando è che li restituiamo? I seminari, capite che la convenienza è tutta, ma non c'è nessuna convenienza da parte dell'Italia per fare una cosa del genere. Claudio, parlando della parte dei prestiti, ovviamente per essere garantiti dal fatto che in un simpatico futuro ci possa essere il Salvini di turno, il Borghi di turno, che dice scusate, vi informo che questa è stata una fregatura, quindi non ve li restituisco, oppure le condizioni non sono adatte, oppure
vabbè, mettetemi in fila con gli altri creditori, ecco che questi crediti assumono carattere di credito privilegiato. Allora, ti fermo un attimo perché Claudio Borghi Aquilini, al quale io giro poi un mio quesito, due anzi per la verità. Il primo, io vorrei capire perché nella sostanza, proprio in estrema sintesi, si continua a dire che allora il MES è roba gratis e quell'altro il Recovery Fund o Next Generation eccetera eccetera, e c'è una bella parte di roba gratis anche lì. Come si può sostenere, diciamo, pubblicamente, in TV, in Parlamento, in tutte le sedi in cui lo sentiamo, questa tesi qua? Come si possa sostenere questa tesi? È facile, basta mentire. Semplicissimo. Vi posso assicurare che in... No, perché ti dicono 80 miliardi del recovery sono gratis, gli altri 120 si sono prestiti, ok. E invece il MES 38-37 miliardi sono tutta roba gratis. Quindi uno dice, ma sei proprio un coglione se non metti le mani sui fondi gratis, no? Infatti vedi che in Europa tutti corrono a prenderlo, no? Mm-hmm. Non nessuno. Però ripeto, è semplice, basta mentire. Io quando una delle prime cose che mi sono accorto frequentando i talk show, ormai purtroppo da troppi anni dove vado nei collai televisivi, e mi sono accorto che gli interlocutori in generale partivano con un vantaggio notevole, potevano inventarsi quello che volevano. Cioè io ero limitato dalla verità, no? Perché oltretutto se appena avessi detto una virgola fuori posto sarebbero partiti in un miliardo di persone, no? Avrebbero Rai 1, Borghi dice una bugia, ecco vedete qui il momento in cui sta mentendo, no? E così via. Quindi in generale io abituato a dire cose vere, dall'altra parte invece l'interlocutore dice sempre cose totalmente inverosimili, ma con una faccia di ghisa, con una semplicità, con una tranquillità. E se tu decidi, perché a questo punto quando l'interlocutore dice una balla, nei due secondi che tu hai a disposizione puoi scegliere se giocarteli per dire quello che volevi dire, così facendo in pratica, facendo passare come silenzio assenso la bugia detta dall'interlocutore che diventa verosimile, oppure smentirla. No? Ecco, nel momento stesso in cui opti per smentirla, il giorno dopo questo la ridice, ma anche nella stessa trasmissione la ridice nell'intervento successivo. Sì. E quindi insomma è un po' così, quindi non ci sono limiti, no? Cioè che se uno vuol dire una balla la dice, pace, e quindi pazienza. Dall'altra parte invece arriviamo a separare quindi le questioni, quindi sia il MES che la parte di prestito del Recovery Fund. Abbiamo visto da dove vengono dall'Unione Europea che raccoglie soldi, vengono da te che devi andare a chiedere quegli stessi soldi che devi raccogliere tu all'Unione Europea, che te li dà quindi con vincoli, osservazioni, ispezioni, ispettori, no? E così via. E dall'altra parte hanno, come abbiamo detto prima dell'interruzione, le caratteristiche di credito privilegiato, cioè vale a dire passano davanti a tutti gli altri debiti dello Stato, segnatamente a quelli dei risparmi dei cittadini messi in titoli di Stato. Quindi tu che hai tolto, sì, che hai preso il tuo risparmio e l'hai dato allo Stato, quindi con la massima confidando nella massima sicurezza averli indietro alla chiusura, sappi che alla scadenza del titolo, sappi che in ogni caso sei passato indietro nella coda, no? Perché primo nella fila per riaverli indietro sarà l'Unione Europea, che è creditore privilegiato, quindi chiunque abbia mai messo il naso in un fallimento o in qualsiasi procedura concorsuale sa che il privilegio di uno è la subordinazione dell'altro. Non te ne accorgi finché le cose vanno bene. Quando le cose cominciano invece per un qualsiasi motivo a non andare benissimo, ecco che tu, risparmiatore della Banca Etruria, ti accorgi improvvisamente di che cosa vuol dire avere un credito subordinato al privilegio di un altro. A dire che quell'altro obbligazionista senior di Banca Etruria
riceve indietro i suoi soldi. Tu no, obbligazionista subordinato di Banca Etruria, non li ricevi. Quindi, dato che uno dei rischi, e li abbiamo spiegato tante volte anche nelle basi, uno dei rischi esistenti in questo sistema dell'Unione Europea è che a un certo punto, nel momento stesso in cui tu non puoi anche non pensare come funziona, perché è così o similare, si avvia una situazione tipo Grecia, vale a dire in cui uno Stato viene costretto dall'Unione Europea a non restituire totalmente l'importo dei propri titoli di Stato, esattamente come è successo con i titoli greci, ecco che mentre tu avrai i tuoi risparmi decurtati da questa manovra imposta dall'Unione Europea, l'Unione Europea stessa invece sarà fatta salva, perché il suo credito è privilegiato e quindi sarà restituito in toto, così facendo diminuendo ulteriormente la quantità di soldini che tu avrai indietro invece per i tuoi prestiti nei confronti dello Stato. Quindi vabbè, questo ce lo mettiamo via. Adesso, quindi fatta questa premessa, capito da dove arrivano i soldi, capito come funzionano, capito perché a qualche politico conviene, perché conta di essere dalla parte dello strozzino, no? Quando conta di essere adesso dalla parte di quello che distribuisce i soldi, in futuro dalla parte dello strozzino, arriviamo al pezzo invece dove uno dice sì, guarda, forse è così, magari è così, ma qui c'è la parte invece a fondo perduto, lo dice il nome, quindi ti stanno dando dei soldi gratis. Sì. Benedetto figliuolo, secondo te, dico secondo te non Keynes, secondo te Benedetto figliuolo che pensa a questa cosa, gli altri stati europei, ma l'hai visto in faccia Rutte? Ma l'hai visto in faccia quello della Finlandia? Ma sono lì per dare soldi a te? Sono come il mago Silvano quelli lì. Ma ecco, datemi 15 euro, datemi 15 euro che li metto nel sacchetto della meraviglia e sono spariti. Il mago Silvano, se ti ricordi, era talmente innamorato dell'euro che quando faceva la magia di spezzare la carta moneta in due, poi si portava a casa la metà e le ricuciva insieme per mettere insieme i soldi. Era uno così. E voi immaginatevi che voglia hanno questi qui di darci dei soldi. Per ragioni propagandistiche, perché godiamo di cattiva stampa, perché immaginate quello che volete. Ai loro occhi noi siamo pizza, mandolino, mafia, tu putti soldi, tu italiano pappi neri, dice cosa fai altro. E quindi praticamente destinati irrimediabilmente allo spreco e alla gozzoviglia, no, del denaro. Tanto che uno dice queste cose, mi viene in mente qualche imprenditore che in questo momento è lì che sarebbe l'amministratore delegato, ma ha la faccia sporca di grasso perché sta sistemando sotto qualche macchina dentro un suo capannone, no? Ma vi pare che ci possano dare dei soldi, dei loro? Ma che diamine vi viene in mente? In realtà che cosa succede? Succede che i soldi a fondo perduto funzionano esattamente come gli altri soldi del bilancio europeo, vale a dire tu mi paghi la quota del bilancio, dopodiché io decido come ripartirli. Ecco già l'altra magia. Cioè, fino adesso i fondi europei, no, perché mica è una novità, sarebbero semplicemente altri fondi europei, no? Ecco, i fondi europei adesso come funzionano? Funzionano che l'Europa li crea? No, l'Europa li intermedia. Noi paghiamo ogni anno 15 miliardi senza fiatare, assegno. Dopodiché per riaverne 10
dobbiamo fare delle fatiche di Sisifo, perché vi ricordate i bandi europei, tant'è vero che buona parte di questi fondi, il famoso il mancato utilizzo dei fondi europei, siamo scemi, cioè nel senso sono lì dei soldi da prendere e tu non li raccatti, no? No, perché sono talmente complicati da riavere, le condizioni per poterli avere, i cofinanziamenti, il progetto, la cosa, sono talmente astrusi e talmente fuori dalla portata di un medio imprenditore che non dovrebbe star lì a passare la sua giornata a compilare gli 800 moduli, no, del progetto europeo, per poi oltretutto scoprire che magari non li ha avuti, non li ha vinti, non ne ha avuto diritto, ma è lì a cercare di tirare l'aratro. Voi capite che di mezzo c'è stata solo l'intermediazione, ed è una variante del primo scenario, cioè quello in cui tu paghi dei soldi, in questo caso viene a mancare la parte del prestito, questo è proprio pagamento, che tu paghi dei soldi che ti vengono restituiti da un sommo sacerdote che ti giudica e decide lui. Il fondo perduto è tutto qua. Questo è il fondo perduto. Il fondo perduto è tutto qua. Nel senso che l'hai perduto. Nel senso che l'hai perduto, nel senso che tu lo paghi e qualcun altro decide come ridartelo, no? Quello che ti ridà ovviamente non lo devi più restituire, beh, ma come dire, per quello viene classificato come fondo perduto, ma mi sarebbe dire grazie al cavolo. Segue lo schema classico dei fondi europei normali, diciamo. È un pezzo normali in più, diciamo. Claudio, e quindi praticamente viene fuori che se prima io pago 10 e pago 15 e ricevo 10, adesso può succedere che, dato che migliora il nostro profilo, perché hanno detto che ce ne danno di più, perché siamo più poveri, più spiegati, e così via, invece di pagare 15 e ricevere 10, pagheremo 30 e riceveremo 25. 28 sono già stato ottimista. No, diciamo che paghiamo 30 e riceviamo 25, così facendo cosa sarà la differenza? La differenza sarà che sarà maggiore il quantitativo di denaro intermediato e deciso da altri. Senti, stiamo pagando altri per decidere dei nostri soldi. Concetto chiaro, dobbiamo salutarci. Conte ha detto faremo di tutto per mettere le mani su questi fondi. A me mi pare, per citare un altro personaggio, il Conte Oliver, te lo ricordi, quello del gruppo TNT? Un affarone, diceva sempre un affarone. Anche noi stiamo di fronte a un affarone. Un affarone con la bombetta. Allora, io ringrazio Claudio Borghi Aquilini anche per aver deciso di venire in questa radio di sfigati, che è Radio RPL. Ma io invece ringrazio RPL, che mi ha consentito di avere un po' di visibilità, no? Certo, perché è riconosciuto solo dal fatto che decide tutto Giorgetti. Certo, è riconosciuto, e quindi noi abbiamo avuto questa funzione di farti conoscere al grande pubblico, ne siamo molto felici, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata dell'imperdibile Scuola di Magia. Grazie Claudio. Fate esercizi a casa col cucchiaino, con col bicchiere, provate. Rosso, giallo, dentro al sacco. Grazie mille, esatto. Claudio.